Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera per questa nuova lezione del corso per referenti territoriali per il benessere. Questa è la penultima lezione prima della pausa estiva del mese di agosto. E ci rivedremo qui giovedì eh, 27 luglio. E, e poi finalmente un po' di meritato riposo eh, per riprendere poi eh, a settembre anche in modo più intenso, visto che avremo tra settembre e ottobre ehm, alcune settimane con più di una lezione, con due lezioni a settimana. Eh, ricordo che eh, tutte le informazioni sul corso, le date delle lezioni, eh, le registrazioni delle lezioni eh, con i relativi link eh, li trovate nel gruppo RTB 2023. Eh, tutte le lezioni, come sapete, vengono registrate e eh, le registrazioni vengono rese disponibili eh, all'incirca nell'arco di una settimana dopo la lezione. Dopo la lezione trascorsa, e, mh, vi chiedo mh, di portare a volte un po' di pazienza perché eh, i tempi non sono così precisi, visto che insomma dietro le quinte chi, tutti noi siamo volontari, come voi, ci stiamo mettendo eh, il nostro impegno e, e quindi ehm, ognuno con i propri tempi e con le proprie disponibilità. Allora, eh, passo subito a presentare il relatore di stasera, che è il professor eh, Giorgio Terziani, eh, che eh, ringrazio di essere qui con noi eh, stasera, dico due parole e poi eh, lo conosceremo assieme. Eh, Giorgio Terziani, che eh, stasera ci parlerà della eh, modulazione epigenetica dell'infiammazione nell'era dell'inquinamento, è visiting professor in discipline del benessere e in scienze quantistiche presso la St. George School di Brescia, responsabile di un progetto di divulgazione eh, tecnico e medico-scientifica sull'importanza dell'ossigeno e dell'epigenetica svolge eh, da tantissimi anni attività di consulenza e formazione nel settore salute. È coautore eh, di due libri, eh, uno che è nutraceutica e nutrigenomica, l'altro è La modulazione fisiologica di ossigeno on demand, l'ultima sfida della nutraceutica. Io passo la parola e vi presento il professor Giorgio Terziani. Ecco. Buonasera, buonasera, grazie, grazie dell'invito, professore, grazie. un po' grosso, ci sono tanti <ride> professori più bravi di me e soprattutto più qualificati di me. Quindi, meglio Giorgio Terziani, <ride> o grazie. Giorgio. Giorgio, grazie Giorgio, ventina, ti ringrazio grazie, perché grazie. ci siamo conosciuti, beh visti qui online stasera, ma delle, dalle eh, poche comunicazioni che ci siamo scambiati sei una persona molto disponibile e veramente molto gentile. Ti ringrazio di donare del tuo tempo eh, a noi stasera. Eh, ti lascio la parola e ci rivedremo eh, più tardi quando avrai finito la tua, la tua presentazione eh, con le domande che raccoglierò per te da parte degli spettatori collegati finora che sono già circa 150. Oh, che bello, Beh, un, un privilegio, un onore, soprattutto gratitudine eh, anche al, insomma, al meraviglioso Rango che ci ha... Ci ha, ha fatto qualcosa di straordinario in tutti questi anni, un meraviglioso progetto, lasciatemi ringraziare un carissimo grande medico amico eh, che è il dottor Fabio Burigana, eh, che veramente ci conosciamo da tantissimi anni e abbiamo veramente fatto delle belle cose insieme e quindi essere qui con voi è veramente un grande onore. Eh, che dire, se uh, volete visto che in queste 4-5 ore che staremo insieme, 6 ore di relazione no, un'oretta e qualcosa però insomma eh, abbiate pazienza, ci divertiremo insieme ma soprattutto cercherò di condividere come un po' unire i puntini di tutte quelle che sono le informazioni che ho appreso da tanti maestri e quindi unire questi puntini penso che possa fare molto la differenza quando si è con una visione di un approccio clinico integrato, ma anche quando si vuole veramente aiutare le persone, che è, penso, lo spirito che ci anima no? tutti. E pensate che io ho iniziato a fare questo tipo di attività dopo un incidente mortale grave e, e di lì ho deciso di cambiare la mia vita. 1997. Grazie Quindi, Giorgio, grazie, ti lascio. un po' di anni ti lascio tutto lo spazio, grazie ancora. Grazie tante, se mi condividete le slides. Io inizio volentieri. Allora, buonasera a tutti. Eh, quello che ci tengo in modo particolare è, in questa anche serata dedicata alla formazione, ma al benessere. Eh, io sono un amante anche della ricerca ma benessere cosa vuol dire benessere benessere beh in realtà la treccani ci dice che è uno stato felice di salute di forze fisiche e morali stato felice di salute benessere allora penso che ognuno di noi eh, Abbia sempre questo sogno no? di, di vivere in salute, di invecchiare gradualmente, perché è l'unica cosa sicura che si invecchia. Anzi, dico sempre: invecchiare è un privilegio perché c'è anche chi nasce malato, chi non nasce per nulla, chi morti premature, chi morte eh, precoci. E abbiamo visto in questi anni di tutto e di più. Quindi, eh, penso che noi dobbiamo. Essere responsabili e consapevoli di quello che significhi prenderci a cuore di noi stessi, anche. Abbiamo tantissimi professionisti che si sono messi al servizio di questa meravigliosa organizzazione, dobbiamo eh, anche avere chiaro che tutto nasce da dall'amore. Tutto nasce dall'amore perché dall'amore che è contenuto in queste due meravigliose cellule, eh, che si incontrano e fanno nascere la vita. Ora è chiaro che spesso, e di pochissimo, anzi so che ha fatto una relazione meravigliosa anche il dottor Fabio Burigana sulla salute delle cellule, dei mitocondri, dell'energia dell ATP, e quindi io mi riallaccerò un pochettino a questi concetti, ma vedete, è tutto nasce da qua. Però oggi come oggi, voi pensate... A, a, a questi problemi legati all'infertilità? Beh, disfunzione mitocondriale, problemi a livello dell'ovulazione, problemi a livello dell'ovulo, proprio, e quindi c'è un bagaglio di informazioni di, eh, di memoria che viene eh, proprio archiviata a livello degli spermatozoi, oltre che dall'ovolo, che poi danno origine alla vita. Ma sapete qual è la vera pandemia? Che sta arrivando quella vera non quella quella vera è che se io vi facessi la domanda quando è stata l'ultima volta che avete sentito parlare di inquinamento e dice beh tutti i giorni no? eh, e se io vi chiedessi ma voi cosa fate tutti i giorni se questo è vero che è un problema da risolvere per risolvere i problemi dell'inquinamento ve lo dico io assolutamente nulla, forse la raccolta differenziata, forse scegliete i cibi migliori, ma per risolvere i problemi dell'inquinamento cosa fate? L'inquinamento, se è vero o no, che è un grosso problema da risolvere, vedete, si annida tutto su questo concetto. Pensate a un acquario dove dovrebbero vivere noi i pesciolini, magari alcuni di voi hanno un acquario a casa, Pensate cosa mettete nel vostro acquario: ossigeno, cibo specifico per i pesciolini. Se vi scordate di, mettere, di, eh, di aumentare o di mettere insomma l'ossigeno, i pesciolini non possono vivere. Quindi, abbiamo già un concetto di base: inquinamento, grosso problema da risolvere. Secondo, la mancanza di ossigeno. Il problema è che se questo acquario voi lo paragonate al nostro mondo. Che stiamo donando alle future generazioni, e poi lo cercate di paragonare al vostro mare interno, mesenchima, tessuto connettivo, matrice a cassa cellulare per gli addetti ai lavori, quello che volete, eh, succede questo: che abitualmente noi in questo acquario dove viviamo, ma anche dentro di noi, lo carichiamo tutti i giorni di sostanze incompatibili con la vita. Voi mettereste dentro a questo acquario Coca-Cola, Nutella, zucchero, pesticidi, conservanti, additivi alimentari? No. Tutti i giorni, a livello mondiale, lo facciamo nei confronti dei nostri figli, delle future generazioni. C'è anche un fatto che certe cose non le possiamo neanche scegliere, perché potete scegliere l'aria che respirate? No. Assolutamente no. Eppure l'allarme in spermatozoi in calo in tutto il mondo è colpa dell'inquinamento dello stile di vita. Pensate che siamo arrivati all'assurdo, abbiamo visto di tutto e di più in questi due o tre anni, no? che ci hanno eh, eh, insomma, emarginato da certe situazioni. Guardate come si fa a proporre ai ragazzi di 18 anni di mettere in banca il liquido seminale. Perché l'infertilità sta diventando un'altra pandemia, ma di quelle reali, cioè 400.000 nuovi casi di tumore, 180.000 morti premature a causa del cancro, con una concentrazione dei territori soggetto a inquinamento ambientale. Queste sono le statistiche che dovrebbero farci vedere. Questi sono i problemi. Però, come abbiamo visto, ognuno ha la sua credenza, vede la sua realtà e allora alcuni di voi, guardando questo cilindro, vedono un cerchio, altri quadrati. Io penso che la sfida che dobbiamo affrontare è quella di unire le forze, come state facendo voi con questa meravigliosa organizzazione. Perché il problema vero è dovuto a, 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 a metterci d'accordo intorno a un tavolo di cosa fare per le future generazioni. È uno di questi grandi padri della medicina a cui ho dedicato il congresso internazionale di Bologna del 10 settembre. Questo grande che è Sergio Stagnaro, che avevo presentato anche a Fabio Borrigana, ci, ci diceva da tantissimi anni: attenzione, salendo su, su con i piedi sulla cattedra centinaia di volte, questo medico. Fino a quando il discorso non cadrà sui mitocondri, sulla loro importanza in fisiologia, patologia, sulla terapia mitocondriale, con efficaci istanzi protettori, cardiovascolare, diabete, cancro continueranno a essere epidemie in aumento. E allora abbiamo bisogno di tutelare, rafforzare il nostro sistema immunitario, l'attività mitocondriale, la funzionalità delle nostre cellule. Allora in questa presentazione cercherò di arrivare, insomma, di dare qualche, eh, qualche riflessione, di fare qualche riflessione. Amo dire che la vita è urgente e il DNA non è il tuo destino, perché come voi ben sapete la vita è urgente perché oggi ci siamo e domani non si sa. Anzi, sarebbe meglio dire vivi ogni giorno come se fosse l'ultimo giorno della tua vita sii felice, sii grato, di grazie tutti i giorni che apri gli occhi e vede la luce. E dall'altra parte il DNA non è il tuo destino perché noi possiamo veramente scegliere il nostro destino nel momento delle decisioni, cosa mangiare o cosa non mangiare, se fare o non fare attività fisica, se bere un'acqua sana piuttosto che eh, cibo spazzatura, eccetera, eccetera allora abbiamo anche la possibilità di scegliere certe cose, il meno peggio. L'aria non la possiamo scegliere. Allora la domanda che faccio è, se parliamo di modulazione fisiologica dell'infiammazione, epigenetica dell'infiammazione, l'epigenetica condiziona la salute di intere generazioni sì o no? Dato per certo questo. Cosa stiamo facendo per evitare che le influenze epigenetiche e i fattori epigenetici danneggino le cellule, la qualità della vita e la salute delle future generazioni? Il resto, lo sapete, fumate, bevete male, mangiate male, vivete in un ambiente inquinato, eccetera, eccetera. Cosa stiamo facendo? Cosa possiamo fare insieme? Tutti, voi professionisti del benessere, della salute, sapete quanto sia importante l'alimentazione, l'ambiente, lo stile di vita, lo stato emozionale. Ma la domanda è, ma tutti questi fattori che vedete qui sotto, dall'ossigenazione, dall il cibo, le carenze nutrizionali, tutti questi fattori, a parte che non si parla più di luce, sole e luna perché è vietato, Eppure la luna condiziona le maree, condiziona la nascita dei bambini, la raccolta di frutta e verdura, vabbè, a parte che è tutto in supermercato adesso. Comunque condiziona la nostra vita, però non se ne può parlare. Come i ritmi sono veglia, la luce, il sole, il stare. Adesso si sono inventati della pandemia del caldo. Io ho assistito a degli anni di caldo assurdo, eppure non c'era tutta questa emergenza. Tutto è diventato emergenza, ma il fatto è che tutti questi fattori che poi vengono sottostimati e nascosti non sono più quelli di 200-300 anni fa, neanche di 100 anni fa. Tutto questi fattori sono altamente contaminati. La memoria nei geni è genetica o epigenetica? Dal 2-10% di DNA tutto il resto è epigenetica. Quindi ambiente, stress, eredità. Come stanno i tuoi genitori? Come sta la linea materna? E questo dovremmo chiederci. Siamo fatti di cellule, quindi 100 miliardi di cellule. Quindi la nostra salute dipende dalla salute delle nostre cellule. Quanto ce ne preoccupiamo? Ma soprattutto quanto siamo consapevoli che veniamo da quelle cellule e quelle cellule vengono dai nostri genitori e quindi che la nostra salute dipende dalla salute dei padri e delle madri prima del concepimento. Tutte le patologie iniziano a livello cellulare, dall'endotelio, le epatiche, i muscolari. Abbiamo visto sull'endotelio i danni fatti da tutta una serie di strategie sbagliate, di terapie sbagliate, di effetti collaterali. Oppure, no? pensate se tutto questo accade già in un organismo con, tra virgolette, il difetto di fabbrica, cioè la disfunzione mitocondriale dalla nascita del DNA mitocondriale dalla nascita, è chiaro che poi certe situazioni diventano un amplificatore, un acceleratore delle malattie. Perché? Perché noi mangiamo per avere l'ossigeno. Cioè, scusate, mangiamo per avere l'idrogeno, respiriamo per avere l'ossigeno. Dalla combinazione di ossigeno e idrogeno l'energia per la vita. La domanda è cosa mangiamo e cosa respiriamo. Veramente ogni giorno noi scegliamo cosa respirare? Impossibile. E scegliamo cosa mangiare? Magari. Questa è la nostra responsabilità. Cibi sani. Se l'ha fatto l'uomo non lo toccare, si dice. Attenzione. Se questo è un cibo, quando tu leggi... Eh, conservanti, additivi, sale, zucchero, dolcificanti, andensanti e poi tutto quello della filiera alimentare, industriale. Quindi cosa accade? Che l'ossigeno e l'idrogeno si combinano per produrre energia ATP, la molecola di scambio di tutte le reazioni metaboliche del nostro organismo. Cioè senza questo noi non possiamo pensare, camminare, non possiamo vivere. Ce ne preoccupiamo? Poco. E pensate quindi all'importanza dell'ossigeno, dalla difesa al segnale, al fatto che è un ruolo primario, cioè l'ossigeno è la fonte di vita. Senza ossigeno non si muore. Dico sempre: fate un esercizio insieme a me, stiamo senza respirare, tappatevi il naso e la bocca per dieci minuti nessuno di voi lo farebbe per cinque neanche capite che comunque è da un po che non mangiate e che non bevete senza ossigeno non potete stare si muore senza respirare ma cosa stiamo respirando ecco perché penso che ognuno di voi dovrebbe prendere a cuore per la propria salute di conoscere quali sono i fattori che stanno portando via Stanno sovraccaricando il nostro organismo, stanno richiedendo magari il nostro organismo più un supporto antiossidante, è danneggiato magari da campi elettromagnetici, dalle sfide ambientali tipo radiazioni che non ci pensa nessuno, il radon, i, i metalli tossici, i metalli pesanti, gli idrocarburi, le sostanze chimiche e poi tutto il resto che conoscete: il sistema gastrointestinale, tutto l'equilibrio degli acidi grassi essenziali. Quanti di noi pensano a questo? Cosa stiamo facendo per le future generazioni? Cosa stiamo facendo per tutelare l'aspettativa di vita e la qualità della vita anche in vecchiaia? Poi si fa la gara a chi ha scoperto il segreto dell'eterna giovinezza. Ma perché non parliamo di remitilazione del DNA? Ma perché non incominciamo a parlare di DNA mitocondriale, di mitoconde? E lo vedremo, perché non incominciamo a parlare del ruolo di ogni nutriente per la nostra salute e la funzionalità delle nostre cellule? Perché non si parla dell'importanza delle vitamine, le loro funzioni, i sintomi di carenza, i fonti alimentari, l'importanza dei minerali, le funzioni, i sintomi e dove lo possiamo trovare? Non se ne parla, ce ne accorgiamo quando è troppo tardi. Non si parla di prevenzione, non si parla di supporto, non si parla dei danni a sostanze chimiche, idrocarburi, radiazioni metalli tossici, delle fonti, dei sintomi. Pensate ai danni da amalgame dentari per anni anni e anni: con prendevi il mercurio, lo mettevi in bocca, era a posto, lo tiravi fuori, diventava un'altra volta rifiuto tossico. Io dico, ma. Qualcuno intelligente si sarà che comprende queste cose. Niente, per anni e anni si è andata avanti a negare l'evidenza. Basti pensare anche alle emozioni, il ruolo delle emozioni. Le emozioni sono trasversali in tutto il mondo. Tutti reagiamo alla stessa maniera di fronte alle emozioni, ma anche si attivano le stesse aree cerebrali di fronte alle emozioni. E questa è una cosa meravigliosa. Ci emozioniamo. Probabilmente stiamo anche perdendo questa nostra grande capacità di emozionarci. Eppure tutto questo ci permette la comunicazione attraverso la vibrazione e la risonanza. Tutto questo ci permette di capire che noi possiamo anche invertire l'orologio biologico. Perché? Perché l'epigenetica è reversibile. E allora si parla tanto di metabolomica, attenzione, metabolomica è straordinaria. Probabilmente importante, alcuni di voi la, la utilizzano. Ma sappiamo la causa, poi, alla fine, del fatto che, attraverso tutti i metaboliti, noi poi alla fine andiamo a ottimizzare la produzione di energia ATP, di apportare meglio l'ossigeno nel sangue, di spegnere magari o limitare l'infiammazione. Ok, ma dovremmo fare tutti questi esami. E una volta fatti questi esami, avuti i risultati, sappiamo la causa? La causa la sappiamo? Probabilmente no. Andiamo lì con la sfera magica direi dire probabilmente è una carenza di vitamine, no, probabilmente è una carenza di minerali, no, probabilmente perché è acidosi, no, perché... Quindi dobbiamo incominciare a capire di lavorare sulle cause dei problemi. Quindi lavorare sulla prevenzione e sul supporto, certo, ma la cosa interessante è capire che l'inquinamento atmosferico e effetti sui marcatori epigenetica cosa fa? Accorce i telomeri, limita l'aspettativa la, di vita e ormai gli studi lo stanno dicendo. Questi sono studi importanti dove hanno dimostrato proprio che la rimetilazione del DNA è dovuta a PM10 e PM25, ma è PM05. Pensate dove c'è un inceneritore, tu respiri sempre particolato sempre più fine, questo passa alla barriera embrionale, sprogramma la vita già a livello embrionale. Ecco perché c'è l'importanza che noi dovremmo capire dell'importanza della rimetilazione del DNA. È qui che si gioca tutto, insieme a mitocondria e DNA mitocondriale. E quindi controllare l'omocisteina, controllare le carenze nutrizionali, le, la carenza B6, e folati, B12. Non se ne parla di queste cose. Magari voi le conoscete bene, ma fuori se ne parla pochissimo del controllo dell'omocisteina, che deve stare sotto 10, anzi, a ogni punto sopra 6 raddoppia il rischio cardiovascolare, come insegna il professor Mauro Miceli. Quindi dovremmo incominciare a tutelare la rimetilazione del DNA, ce lo dice il premio Nobel alla medicina, 253 articoli scientifici, sì che poi adesso con pre, i premi Nobel no, li attaccano e li distruggono, fanno quello che vogliono, tutto è il contrario di tutto, ma questo è un dato di fatto, ci sta 253 articoli scientifici dove ci dice chiaramente che lo stress cronico, la depressione, lo stress prenatale, i traumi, gli abusi, l'educazione sbagliata, la bassa educazione... Le carenze, l'inquinamento, l'uso di fumo, chi fuma, la dieta sbagliata, l'obesità accorcia i telomeri. Quindi, noi dovremmo incominciare anche a unire i puntini e dire: ma virus, batteri, traumi, funghi, pesticidi, inquinanti industriali, metalli, solventi, CEM, cibi, grave stress psicosociativo, cosa fa? Aumenta lo stress nitrosattivo e ossidativo, aumenta il danno mitocondriale e, pensate dove c'è un danno mitocondriale, aumenta l'infiammazione e aumenta la malattia. Questo è uno studio pubblicato dall'ISDE, Società Italiana Medici per l'Ambiente. Poi dobbiamo incominciare anche Europea un 2016 si chiama lo studio. Allora ecco perché bisogna conoscere i fattori che possono danneggiare o possono essere utili alla nostra salute, ma soprattutto a livello cellulare. Non dopo che io Ormai gli organi non ce la fanno più e incomincio a vedere nel sangue, come sapete, il sangue fino a che ce la fa, no? omeostasi. Poi dopo incomincia ad avere un problema, magari però nato chissà quanti anni prima. Ecco perché il Time 2010. Attenzione: il DNA non è il tuo destino. Tutte le scelte che farai prima della gravidanza condizionano la salute delle future generazioni, quello che farai in gravidanza condizionare la salute di tuo figlio e cosa stai facendo per controllare l'infiammazione subdola di basso grado, scusate, di basso grado, infiammazione silente, cosa stiamo facendo per questo? Se queste sono le cause come ormai la letteratura scientifica ci le sta portando. se in equilibrio nutrizionale, ambientale, psicofisico, emozionale, cosa stiamo facendo? Stiamo insegnando questo nelle scuole? allora potremo, e voi magari lo fate, indirizzare le persone a prendersi a cuore di una salute migliore, no? cambiare strada. Potete fargli cambiare città, lavoro e casa? Penso che sia molto difficile. Ecco perché dobbiamo incominciare a lavorare su educazione, sì, ma anche rafforzare il sistema immunitario. Perché? Perché i fattori di stress sprogrammano la vita già a livello embrionale. Quindi dovremmo mettere in moto, in, in, regolare i nostri ritmi sonno-veglia, altro che andare a letto dopo, dopo, quando ci viene sonno. E il corpo, non, se non va a letto in, tra le 10 e le 11, non disintossica, non depura, non si ripristina tutte le sue funzioni, soprattutto a livello mitocondriale. E quindi poi si è sotto stress. A voglia, pensate altro che stress, perché viviamo in questo ambiente. Cresciamo lì i nostri figli, noi ci sviluppiamo lì nei, nei luoghi di lavoro sempre più chiusi, sempre più con aria condizionata. 4 su 10 muoiono di infarto ictus, è una vera pandemia, certo, aumentano tutte le malattie, soprattutto nei bambini da 0 a 2 anni. È lì un grosso problema. Guardate, gli studi dicono l'aterosclerosi è una malattia epigenetica, ma solo l'aterosclerosi? Possiamo pensare, pensare anche per stanchezza cronica, fibromialgia, infiammazione di ogni tipo, sì o no? Ma anche in età pediatrica. Quindi noi dovremmo incominciare a rafforzare il sistema immunitario, lavorare su tutti questi parametri, questi fattori che incidono, altro che virus, c'è molto di più, epigenetica. È questo che dovremmo incominciare a capire che influenza il nostro metabolismo. Tutti i vari tipi di inquinamento, termico, acustico, elettromagnetico, atmosferico, idrico, marino, dal suolo alla causa. Ma guardate, questo è importante. Questi sono i dati che dovreste, cioè dovremmo assimilare e portarli nelle nostre famiglie, incominciare a parlare con i nostri figli. 460.000 morti per inquinamento in Europa. E il fumo... Abbiamo sprogrammato e distrutto la vita in intere generazioni per il fumo passivo nei ristoranti, alberghi, aerei, treni e case perché il fumo era moda. Sì o no? Bene, il fumo, vi do una notizia, una sigaretta inquina 15 volte più di un'auto diesel. Fonte Istituto Tumori di Milano. Capite che si salvi veramente chi può? 140.000 sostanze chimiche, 5.000 esposizioni planetarie, 370.000 morti per tumore maligno nel 2019. Questi sono dati che in televisione eh, non abbiamo mai visti. Eppure, queste sono fonti ufficiali, IOM, lo dice la scienza, no? Questo, Associazione Italiana Oncologia Medica, 2019. Esposizione a sostanze tossiche, stile di vita, alterazioni genetiche, infezioni, dieta e sovrappeso. Cosa stiamo facendo per questa prevenzione? Per supportare, migliorare, evitare la strage degli innocenti? Assolutamente nulla. Allora, tutte queste sostanze, i fattori di rischio, ne siamo consapevoli? Dalla formaldeide, dall'alluminio, il cromo, l'amianto, il radon? Sappiamo che nelle zone sismiche dobbiamo stare molto attenti a non respirare a non vivere nelle zone sismiche molto nello scantinati al primo piano. Quindi misurare se siamo sottoposti, respiriamo radon. È fondamentale anche queste cose. Lo stiamo dicendo ai nostri figli, nelle nostre famiglie, magari anche ai nostri medici, glielo stiamo dicendo che questo è un problema. Compriamo pubblicità, viviamo in un mondo malato, è un dato di fatto, dove i danni da campi elettromagnetici sono la ciliegina. Sì, molto, molto amara, però, non dolce. Stiamo bruciando i cervelli dei nostri figli, ma anche il nostro cervello. Questo, il cellulare è diventato eh, un babysitter per i bambini per fare addormentare per la musichetta, per il wifi. Sappiate che il cellulare crea dipendenza come zucchero e droga, attiva le stesse aree cerebrali di zucchero e droga. Consapevolezza. Dovrebbe essere vietato fino ai 14 anni. Usato solo in emergenza, dice il grande professor Fiorenzo Marinelli. Pensate, ormai è diventata la prolunga delle nostre braccia. Si salvi chi può. Eppure i danni provocati dalla rilezione metragnetica goccia a goccia fanno no, traboccare il vaso con tutte le informazioni che vi ho dato prima. E aumenta l'autismo, aumenta l'infiammazione, aumentano i disturbi dell'apprendimento, una la stanchezza cronica, il ritmo sono sbagliati, sballati, luce blu dei, 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 dei palmari, dei, di tutto quello che utilizziamo. Benvenuta tecnologia, ma la consapevolezza? Stiamo facendo crescere i nostri bambini in questo ambiente. Eh, e il sistema immunitario? Come si attiva con la respirazione di sostanze tossiche dovute ai detersivi disinfettanti che noi lasciamo per, nei pavimenti, si essicano, respirano e questi gattonano e cosa fanno? Respirano sostanze tossiche. Come anche gli animali da, da appartamento respirano sostanze tossiche. Solito, particolato, che si secca e viene respirato. E pochi le conoscono queste cose. Guardate, questo è uno studio importante dove dice attenzione, bisogna ridurre il rischio dei campi elettromagnetici, l'esposizione a campi elettromagnetici. Addirittura ad Hamburgo negli ospedali ti dicono attenzione, sono persone troppo sensibili, dobbiamo eliminare tutto il wifi, solo LAN, tutto via cavo. E noi cosa stiamo facendo per, le nostre, per la salute dei nostri figli? Cosa stiamo facendo per noi? nelle nostre case, negli alberghi, nei ristoranti, tutti connessi, negli aerei, nei, scusate, nei treni. Siamo acqua, 99% di molecole dell'acqua, il dottor Burigana ha fatto una lezione bellissima, mi ricordo a Trieste sull'acqua, a cui partecipai, a, eh, col grande Polac, il quarto stadio dell'acqua, però siamo 70-80% di acqua. E guardate i danni dei campi elettromagnetici sull'acqua. Allora noi, vi ripeto: attenzione a tutti questi fattori che aumentano lo stress nitrosativo, ossidativo, l'infiammazione, danni ai mitocondri e malattia. 500.000 morti premature in Europa a causa di inquinamento. Non li facciamo neanche nascere, Italia, al primo posto. Ma in Italia ci preoccupiamo del caldo, no? Adesso la moda è il caldo. Nella comparsa dei tumori conta l'epigenetica, fino alla terza, quarta, quinta generazione. Capite quanto è importante quello che vi sto, sto condividendo. Fondamentale sapere queste cose, dove tutto l'inquinamento passa nel ciclo biologico della vita attraverso il feto e l'allattamento e aumentano le malattie. Questa è sempre una fonte isde, eh? medici per l'ambiente allora dovremmo incominciare a lavorare sulla salute delle cellule, perché si differenziano in maniera sana, si moltiplicano in maniera sana, si differenziano in maniera sana, e qui si apre un mondo, anche insieme al dottor Fabio Burigana, di quanto sia importante riprogrammare le cellule, eh? e qui c'è eh, vari protocolli che abbiamo messo a punto, che può essere la corretta ossigenazione tramite il self-food, e il synchro level per riprogrammare le cellule, per la perdita di dei fattori di correzione e riprogrammazione epigenetica delle cellule, per esempio. Perché vedete, a livello fetale, distruttori endocrini, sostanze chimiche, particolate ultrafine e metalli pesanti stanno programmando, sprogrammando la vita. Allora noi dovremmo incominciare a essere consapevoli di questo. Non dire sì sì, ma lo sapevo. Sì sì, bene, ma cosa stiamo facendo insieme? Cosa possiamo fare per evitare, come insegnano questi studi, che tutto questo sia sprogrammando la vita già a livello fetale, accorciando i telomeri e quindi l'aspettativa di vita a livello fetale? Questo è un documento ufficiale, effetti l'inquinamento ambientale sull'incidenza dei tumori, malformazioni fenomenatale e epigenetica. Documento del Senato della Repubblica, 193 pagine, scaricatelo, leggetelo. Si dice che tutto l'inquinamento poi alla fine fa ammalare appena nasci nell'infanzia o nel corso della vita e poi l'obesità che è un fattore epigenetico si programma nella pancia della mamma cosa vogliamo fare vaccinare il pesce o pulire la vasca ogni riferimento è puramente casuale noi dovremmo rimettere in moto il motore mitocondriale perché i mitocondri sono i mitocondri a decidere la nostra longevità è qui che dobbiamo lavorare. Dobbiamo lavorare sulla salute mitocondriale per, per prevenire le malattie degenerative, i cemento, i tumori. Per combattere l'inquinamento serve la salute mitocondriale, la funzionalità mitocondriale, DNA mitocondriale e cellulare. Ma addirittura i mitocondri, come dimostra questo studio, sono importantissimi anche perché, visto che sono ereditati per via materna, influenzano sia il microbiota intestinale sia le malattie a esso correlate. Quindi comprendete quanto sia importante la salute mitocondriale, responsabile di tutte le malattie, importantissima per l'energia delle nostre cellule, per la respirazione cellulare, la produzione di energia, l'omeostasi del calcio, promuovere la crescita e la moltiplicazione cellulare, della morte cellulare, programmata e manda in apoptosi le cellule tumorali, genera radicali libri ossidativi, perché anche i radicali libri sono importanti per come difesa, non che prendiamo un chilo di antiossidanti che non servono a nulla e poi alla fine rischiamo di avere un'azione proossidante che blocca i radicali liberi. Dobbiamo modulare da un punto di vista redox. Oggi si parla di modulatori fisiologici on demand. Dobbiamo incominciare proprio a riportare l'energia mitocondriale ottimale sull'energia dello spinning. E quindi lavorare sui nutrienti che sono importanti per le nostre cellule e i nostri mitocondri. E quindi poi qui sono tutti i vari, no? Vitamine, minerali e, e tutti i fattori indispensabili per la salute dei mitocondri. Basta pensare alla L-carnitina che allarga la fornace mitocondriale aumenta il metabolismo cellulare. Indispensabile e importantissima anche per la protezione cardiocircolatoria eccetera eccetera le vitamine del gruppo B, questa energia che produciamo grazie alle vitamine del gruppo B. Quindi dovremmo incominciare a non ricaricare batterie cellulari, anche se è importante, senza andare in panico, ma ricaricare batterie delle nostre cellule, dove l'ossigeno è fondamentale. Pensate che senza ossigeno produciamo solo due molecole di ATP. Con l'ossigeno 36-38 molecole di ATP. È come avere un conto in banca di 2.000 o 38.000 euro. Fa la differenza? Un pochettino, qualche vacanza si fa, qualche vizio ce lo togliamo. Ma qui parliamo di salute. È ancora più importante. Dove noi, per esempio, dove c'è un'ipossia ischemica e dove ci sono i danni da fattori ambientali, c'è una disfunzione metabolica, c'è un aumento dello stress ossidativo. E quindi malattie, invecchiamento, degenerazione. Quindi dovremmo incominciare a avere questo, a farlo nostro, capire cosa possiamo fare oggi per le nostre cellule. Prima di tutto l'ossigeno, perché qualunque sofferenza o stato di malattia nasce da una carenza di ossigeno a livello cellulare. Premio Nobel Varbu, no? tutti lo conoscono, eppure anche lui ha dimostrato premio Nobel. Abbiamo scritto questo libro, La moderazione fisiologica d'ossigeno on demand, l'ultima sfida della nutraceutica, Scritto insieme a altri 20 medici, nato dal mio segno, Ho avuto l'onore di fare la prefazione di 4-5 pagine. Dove si era chiuso un po' tutte le cose che vi sto raccontando adesso, dove si parla del fatto che abbiamo varie forme di ipossia, ipossica, anemica, stagnante, istotossica, che riduce la sintesi di ATP, i danni ai tessuti e incomincia a fare un danno e manifestazioni cliniche che poi ci provocano un'infiammazione, infiammazione cronica e quindi malattia. Ma anche l'ischemia di perfusione dovuta a un'iperossia può essere un problema. Ecco perché dobbiamo modulare corretto apporto, il corretto apporto di ossigeno a livello cellulare e mitocondriale. Ecco perché non basta la salute del... Eh, l'apporto di ossigeno dobbiamo anche avere la salute dei mitocondri perché se tu dai ossigeno ma il mitocondrio non va, quell'ossigeno che non viene consumato si trasforma in radicali liberi, quindi aumenta l'infiammazione e pochi lo sanno pochissimi lo sanno sappiamo anche la risposta all'ipossia attiva 570 geni qui appunto non posso soffermarmi su questo perché ci vorrebbe veramente, questo che vi sto facendo vedere oltre a altre slide, ma Fanno un corso di 8-16 ore, quindi abbiamo l'ipossia all'infiammazione, abbiamo la possibilità di prevenire cardiopatie, neoplasie, enfisema, eccetera, col giusto apporto di ossigeno. E quindi ancora il fatto, delle, il fatto che tutto dipende dalla salute dei mitocondri. Tutte le malattie partono di lì. Ecco perché l'importanza della respirazione. Ma poi l'ossigeno attraverso le regoli polmonari deve arrivare nel sangue, deve andare alle cellule, sì o no? E se il nostro organismo è intossicato come fa? Se il mesenchima, il tessuto connettivo è pieno di sostanze tossiche, come facciamo a farle funzionare le nostre cellule? Come fanno a comunicare? Qui ci sono tantissimi studi sulle review della trinità normossia, ipossia iperossia e quindi di quanto sia importante anche sui fattori di rischio per le patologie cardiovascolari, sul microcircolo, sulla riprogrammazione metabolica cellulare, perché senza ossigeno noi rischiamo di non, eh, di di eh, modificare l'HFN1-alfa-1, e quindi un altro importante fattore di crescita, come magari non teniamo sotto controllo il P53, e quindi sapete la sentinella di alcuni tumori. Quindi è importantissimo lavorare sul controllo della carenza di ossigeno e soprattutto per l'infiammazione. Tantissimi studi, effetto Varbollo, switch glicolitico metabolico no? da nerbiosi a, a, a rebiosi, che ci deve far capire che senza ossigeno la cellula va in acidosi, l'acidosi provoca stress ossidativo, lo stress ossidativo provoca infiammazione e di lì malattia. E quindi stiamo molto attenti. Eh? Poi, premio Nobel sulla carenza di ossigeno sulla modulazione dell'ossigeno 2019 un altro premio Nobel dimenticato era solo il 2019 dopo c'è stata la pandemia eh? e tutti questi fattori sono responsabili della carenza di ossigeno ma anche del fatto questo è il premio Nobel che gli hanno dato e guardate questa è la pubblicazione del premio Nobel ma guardate in fisiologia e in fisiopatologia tutti i fattori che possono essere causati da una carenza di ossigeno o da una scarsa utilizzazione dell'ossigeno. E allora possiamo intervenire con varie eh, terapie a base di ossigeno, ozonoterapia ottima, però non è che posso fare tutti i giorni ozonoterapia, poi bisogna stare anche un po' attenti, anche lì, però state attenti che noi, quando una mela marcisce, la buttiamo via, quando una cellula si infiamma ce ne accorgiamo quando è troppo tardi. Quindi dobbiamo fare vera prevenzione. E noi una di quelle cose più importanti che abbiamo fatto, io personalmente 24 anni fa, dopo un incidente mortale grave, ho avuto l'onore, la fortuna, io dico fortuna perché mai, ma anche le coincidenze, non so, sincrodestino, chiamatelo quello che volete. Un amico mi fece provare, dopo questo incidente mortale, il self-food, questo nutraceutico in grado di modulare l'ossigeno, chiamato Formula Everett Story, che io avevo due anni al disco, due vertebre rotte, tre cervicari lesionati, 22 giorni di ospedale, quindi non ero messo bene. E utilizzando questo prodotto mi è cambiata la vita. Ecco perché oggi sono qua, grazie a, que a quell'incidente. Pensate, e grazie al fatto che dopo l'incidente ho conosciuto questo prodotto che mi ha cambiato la vita. E di lì la voglia di farlo conoscere a tante persone è poi è diventata una passione straordinaria di poter condividere queste informazioni fondamentali informazioni, importanti informazioni che non erano trattate da nessuna parte, nessuno lo dice, nessuno ne parla. Adesso si incomincia, grazie a beh, centinaia, migliaia di convegni, congressi che abbiamo fatto, scuole di alta formazione, però noi dovremmo incominciare a parlare della vera prevenzione preprimaria, come ci ha sempre insegnato Serge Stagnaro, incominciare a limitare i reali rischi congeniti, parlare di costituzioni dalla nascita. E quindi prevenire le malattie, prevenire la sofferenza e rispondere e saper rispondere bene a chi ha dei problemi di salute e aiutarli e supportarli. Poi le terapie sono importantissime, ma noi ci mettiamo lì a affiancare, a migliorare, a supportare. Ecco perché vedete, il self-food ci permette di ossigenare le cellule facendo un'azione antiossidante e questo ci permette di interrompere questa circolo vizioso della carenza di ossigeno, dell'acidosi, dello stress ossidativo e della disfunzione endoteliale. E abbiamo visto quanto sia importante in tutti i pazienti che voi trattate, no? con la disfunzione endoteliale, con la carenza di ossigeno, con i problemi legati alla modulazione dello stress ossidativo e dell'infiammazione, perché aumentiamo l'ossigeno del 60-70% con una capacità antiossidante 30 volte più elevata del plasma umano. Quando noi parliamo di nutraceutici dobbiamo chiedere una cosa, che sia questo, che sia un altro prodotto. Quello che volete, chiedete biodisponibilità del prodotto, assimilazione, capacità antiossidante, via di somministrazione, forma farmaceutica. È fondamentale per un integratore. E poi studi scientifici. Per esempio, se io dico che il mio prodotto è un colloide come faccio a dimostrarlo con gli studi. Passano messi in un bicchiere d'acqua da 9 micron a 192.323, sono boccine che si mettono nell'acqua, e la conduttanza passa, la zeta potenza passa da 365 a meno -22. Cioè cosa vuol dire? Che quel liquido che io bevo è simile a sangue o linfa, quindi 0,64 secondi nel sangue. E come sapete la biodisponibilità a livello perlinguale, mucosale, vena cava, direttamente... Nel sangue e quindi subito biodisponibile, senza sovraccaricare fegato organi e montori, naturalmente. Ecco perché anche le formulazioni spray sono importanti. Ma ce lo dice il giornale di riferimento: o spray o sublinguale, confronto a capsule compresse, la biodisponibilità è molto bassa. E poi non deve essere tossico. Quindi studi del fatto che, per esempio, in questo caso self-food è assolutamente atossico, io ne posso bere quasi. 500 grammi senza tossicità. Naturalmente si usa a goccia, pensate. Ci sono varie indicazioni, ma non vi voglio soffermare, poiché magari qualcuno interessato vuole fare domande. Sono tutti studi pubblicati, quindi questi studi io li presentiamo, noi li presentiamo anche nei congressi internazionali di medicina, pneumologia, argologia, eccetera, oltre che medicina integrata. Quindi questo è uno studio importante, sui parametri dello stress ossidativo sulla sclerosi multipla, la sclerosi anatomia retinotrofica, Parkinson, questo è un studio pubblicato dove abbiamo dimostrato prima su 50 pazienti poi su eh, addirittura 240 pazienti per la disintossicazione, l'aumento dello stress ossidativo in queste patologie neurodegenerative è stato dimostrato che riduce significativamente i livelli di radicali liberi probabilmente attraverso un meccanismo di regolazione di funzionalità mitocondriale. Quindi poi l'abbiamo dimostrato una fibromialgia fino al 42% della stanchezza quotidiana. Tutti studi pubblicati. Eh? Poi studio sul fatto della protezione del DNA: glutation, eritrociti, leuciti, la protezione, poi, anche questa ancora di più, sulle cellule endoteliali. Voi quante volte vi, vi state occupando della salute endoteliale, del giusto apporto di ossigeno, della riattivazione mitocondriale? Questo è uno studio importantissimo, Università di Milano, San Raffaele di Milano, pubblicato sulle cellule endoteliali, dove si è visto che questo nutraceutico è in grado di aumentare e ripristinare l'attività della catena respiratoria mitocondriale, quindi controllare anche i radicali liberi. Guardate, prima e dopo. Prima in ipossia e dopo il nutraceutico selvico, Attivazione da prima del DNA nucleare. Poi mitocondriale, poi un miglior rapporto nutritizio e di ossigeno ai tessuti. E quindi ecco perché, nello studio pubblicato, si dice che può essere candidato nel supporto ai trattamenti di malattie caratterizzate da complicazioni cardiovascolari: regola l'attivazione della 1 alfa 1 sostiene la produzione di ATP e quindi protegge il metabolismo e attiva il metabolismo respiratorio endoteliale. Poi studi sugli sportivi, ma ora. Pensate, questo prodotto è entrato nel codice di eh, rimborso farmaceutico in Sudafrica, quindi viene prescritto e rimborsato dallo Stato. Eh, in Italia, come sapete, impossibile. Ci abbiamo provato, non vi dico nulla. Eh, allora, un uomo intelligente dice eh, che risolve un problema. Io penso che un uomo saggio lo debba evitare, come dice Albert Einstein perché abbiamo bisogno di medicina personalizzata, predittiva, preventiva, partecipativa, che è quello che voi fate, che è quello che voi state divulgando. E quindi questo vi fa onore. Personalizziamo le terapie, preveniamole e poi cominciamo a rendere partecipe le persone. Come la legge non, è, non ammette ignoranza, ma anche nella salute non si ammette ignoranza. Perché oggi con un clic sei dalla parte del mondo. Leggi, studia, informa, chiedi. Ecco perché noi dobbiamo riprogrammare da punto di vista epigenetico le nostre cellule. E ce lo dice lui, là, il Cassessore italiano di ricerca sul cancro. L'epigenetica studia come l'età e l'esposizione ai fattori ambientali, tra cui agenti fisici, chimici e dieta, attività fisica, possono modificare l'espressione dei geni. Studia. Dovrebbe prevenire. Il fatto che tu sai già che questi crei un danno alle future generazioni, lo sai, ve l'ho fatto vedere, gli studi lo dimostrano. Basta, incominciamo a dirlo, non a studiarlo. Ma cosa studi? Incomincia a dirlo. E incomincia a trovare delle soluzioni che magari ci sono già. Incomincia a mappare i fattori che stanno danneggiando la salute delle future generazioni. Incomincia a lavorare, questo, guardia, questa è scienza, no? Scusate, tra virgolette, epigenetica e meccanismo. Stiamo sprogrammando la vita in utero e nell'infanzia. Primi mille giorni di vita, no, io dico primi duemila giorni di vita. Perché nei primi sette anni che noi programmiamo la vita dei bambini e nella salute dei genitori, prima del concepimento. Pensate quanto lavoro c'è da fare. Perché tutti questi fattori condizionano, dal punto di vista epigenetico, la salute. Noi abbiamo dei report. Alcuni, de, in alcuni centri eh, di Ippocrate utilizzano questo sistema dove si fa questo è un test per il sistema immunitario. Pensate che questo test si fa sul bulbo del capello, e la risposta è in 12 minuti. Per far conoscere tutte queste carenze oppure questi fattori che possono condizionare la salute delle persone, a cominciare dall'impatto ambientale, perché prima di tutto devi togliere quello che sta danneggiando e poi dare quello che serve alla cellula per migliorare la qualità della vita. Ripristinare la funzionalità gastrointestinale c'è una virosi, c'è una post-virosi e come fai a sapere se c'è una post-virosi? C'è una riattivazione Epstein-Barr, eh, citomegalovirus, herpes. Come fai a saperlo? L'S-Drive ve lo dice ed ecco perché abbiamo aiutato tante persone. Vedete, vi dice quali sono i sistemi che non vanno, vi dice attenzione. I Fattori epigenetici dobbiamo valutarli prima che modificano e poi si vede la modifica mRNA. Allora, ah, vedi, il fumo fa male, ma lo sappiamo già. Ancora dobbiamo stare lì a, a dimostrare che il fumo ammazza le persone, che l'inquinamento fa male. Eh, no, avete provato questo prodotto sull'unghia destra del dito mi e l'unghia sinistra? Ma ah, scusate, ma se io una volta ti dimostro. Parte in vitro, in vivo e no, su un gruppo importante. Che questo, si, questo nutraceutico si occupa delle cellule, del mitocondrio, che ti dà ossigeno. Cosa vuoi di più? Le cellule sono cellule. E poi la biofisica, qualcosa di straordinario. Pensate che la società di biofisica, che è una realtà importante, no? si studia, ormai università eccetera, anzi tutto parte dall'informazione che diventa energia, l'energia diventa materia, eh? se no Einstein non avrebbe eh, creato eh, MC quadro, quindi avrebbe scoperto eh, questa formula meravigliosa che l'energia diventa materia, anzi l'energia è materia. Qui dice che scoprire i meccanismi di funzionamento della materia vivente e analizzarli con approcci matematici, fisici, biofisici è un approccio portentoso per migliorare la nostra conoscenza. E allora benvenga la biofisica. Ma già lo stiamo utilizzando. La risonanza magnetica è medicina quantistica. Ah sì? Eh sì, tutte le volte che viene prescritta una risonanza magnetica, prescrivono medicina quantistica. Però se parli di medicina quantistica... No? Eh, non si può parlare se parli di ecocardiogramma è medicina quantistica L elettrocardiogramma misura onde frequenze quindi medicina quantistica e poi questa è medicina quantistica no? l'orologio che misura parlo, battiti cardiaci pressione, tutto ossigenazione ma vedete all'università di Padova la professoressa Ferrante ci dice tutto vibra tutto ha una radiazione elettromagnetica, tutto uno spettro. Quindi lo spettro dall'ultravioletta all'infrarosso. Ci sono cose che non vediamo, ci sono cose che non sentiamo. Ma non, è detto, ma non è vero che non ci sono perché non le vediamo o non le sentiamo? Ci sono. Sono nello spettro, no? Ultrasuoni, per esempio, non li sentiamo, oppure ci sono. E allora, se noi prendiamo questo spettro e vogliamo e, e conosciamo il fatto che questo spettro corrisponde a una sostanza e a una lunghezza d'onda ogni sostanza e una lunghezza d'onda corrisponde quindi a quella sostanza se io conosco, giusto? bene, per esempio se io prendo il bulbo del capello e il, il capello il capello e il bulbo del capello contengono tutte le informazioni e che possono essere archiviate. Quindi io posso sapere se c'è una carenza di vitamine, se c'è una carenza di, se c'è un impatto ambientale tipo metalli pesanti, sostanze chimiche, eccetera, eccetera. Il capello è un biomarker per vedere se una persona fa uso di sostanze stupefacenti, se vive in un ambiente inquinato, se è intossicato da metalli pesanti, sì o no? Beh, ormai. È un dato di fatto: il capello viene utilizzato per l'esposoma delle persone. È un'antenna tra il micro e il macroambiente, la matrice extracellulare quindi archivia tutte le informazioni. Questo capello, questo bulbo, pensate, viene prelevato dalla zona occipitale delle persone. La NASA la utilizza il cappello per la salute degli astronauti, pensate che viene utilizzato per i disturbi psichiatrici e vi do. Una bella informazione per il cortisolo, il capello, il bulbo del capello, è più affidabile di saliva e sangue. Perché? Perché archivia tre mesi. Studi veramente interessanti ci sono sul fatto che il capello sia un biomarker molto interessante. È un incredibile biomarker. Viene messo su una tecnologia chiamata S Drive. Questa tecnologia genera uno spettro di frequenza dall'ultravioletta all'infrarosso che va in risonanza con le informazioni e lo spettro delle frequenze contenute nel bulbo del capello. E quindi si fa un'immagine istantanea di quella persona. E quindi un GPS che ci guida alle priorità di supporto per quella persona, per migliorare l'anamnesi, la diagnosi, la file medica che ci permette però in questo caso di avere tutte queste informazioni che lo possono supportare, per sapere se vive in un ambiente inquinato, se usa troppo il cellulare, se l'intestino o se ha una post-virosi, una virosi, se ha certi cibi che possono essere incompatibili e avere una priorità di intervento. Naturalmente tutto è certificato, compresa l'FDA, che ci dice che questo strumento può essere usato per promuovere la buona salute un sano stile di vita e motivare, incoraggiare e sostenere il raggiungimento degli obiettivi di salute e di benessere. La diagnosi la fa il medico. Allora, un report dei fattori epigenetici di supporto. E questa è una pagina esempio, questa ci dice, guarda, questa persona è sotto stress, ha con il biologo intestinale, sintesi proteica metabolismo e metabolismo di zuccheri. Attenzione, andiamo a vedere perché. E lui ti dice che è intossicata a sostanze chimiche e idrocarburi, che lo stanno sovraccaricando. Quale altro esame avete a disposizione per capire che questo può diventare una persona con sensibilità chimica multipla, oppure può diventare elettrosensibile, quando è troppo tardi? E magari sapere che, guardate, biotina, B12, carenza di B2, B3, quindi produzione di energia, metilazione del DNA, posso anche ragionare sul fatto che questo abbia un omocisteinato oppure un difetto di metilazione, MTHFR, eccetera, eccetera. Danni da campi elettromagnetici. C'è una carenza di acidi grassi essenziali, importanti, che sono fondamentali. Ferro, silicio, cromo, rame, ha una carenza di minerali, questi minerali, non altri minerali. Chiede, il corpo chiede questo supporto e di togliere quelle interferenze. Vi invito tutti a questo meraviglioso evento dedicato al grande Sergio Stagnaro. Eh, il 10 settembre a Bologna, è veramente qualcosa di straordinario <coughs> per professionisti, naturalmente. E, e poi c'è anche il corso del 9 settembre proprio sulla tecnologia. Ehm, ecco, lo, voglio concludere così sul fatto che noi dovremmo ricominciare a rileggere i libri. Abbiamo perso questa abitudine no? di leggere libri, di scrivere libri, di stare davanti a un focolare e raccontarci, eh, a confrontarci. Penso che oggi la cultura, la divulgazione, la condivisione, l'ascolto, quello che stiamo facendo questa sera è una goccia. Magari qualcuno può essere importante, aver conosciuto certe cose, magari le sapeva e diceva, ah, però ah, ma allora sono gravi, è importante che io mi do una mossa. A quante persone posso raccontare il fatto di queste cose che possono danneggiare la vita? Magari uno di noi ha dei figli che metteranno al mondo altri figli, quindi cominciamo a istruirli su questo, sulla loro salute per trasferire salute alle future generazioni. L'importante è questo. Quando leggi dei libri, continua il maestro, tu sei come il settaccio ed essi sono come l'acqua del fiume. Non importa se non riesci a trattenere nella tua memoria tutta l'acqua che si fanno scorrere in te, poiché i libri con le idee, le emozioni, la conoscenza, la verità che vi troverai tra le pagine puliranno la tua mente e il tuo spirito e ti renderanno una persona migliore e rinnovata. Questo è lo scopo della lettura, della formazione, dell'aggiornamento continuo, della perseveranza, della ripetizione continua, perché l'eccellenza è un'abitudine. E ricordatevi che la miglior medicina è l'amore, perché la vita senza amore non ha assolutamente senso. Grazie veramente di cuore a tutti, a voi e alle vostre famiglie. Buona serata e grazie di questo prezioso invito. Valentina, sono a tua disposizione. Grazie Giorgio, grazie per la, per la tua trattazione. E ti dico subito che ci sono stati dei commenti un po', se vogliamo... Eh, un po' colpiti dal fatto che abbiamo parlato eh, in questa oretta di, di chiacchierata, eh, magari di, di un prodotto effettivamente in particolare, come lo è eh, Cellfood. Eh, come lo è stato magari anche eh, il consiglio nella scorsa lezione di un esame che è quello di la, della lipidomica per quanto riguarda la composizione dei lipidi delle membrane cellulari. Eh, io credo che siamo qui ehm, per eh, fare dei confronti, per ricevere input e poi per ehm, scoprire che sono presenti eh, determinati studi, determinate eh, possibilità che poi ognuno di noi deve capire se accogliere per se stesso, per i propri cari, eh, perché adeguati. Alla propria eh, modalità di vita, ai propri, alle proprie credenze, um, insomma, e, e quindi sentirci liberi di, um, di accogliere queste possibilità o meno. Um, però credo sia importante conoscere il fatto anche che eh, ci siano soprattutto, prima di tutto, degli studi che tu hai presentato questa sera e che poi si traducono anche eh, effettivamente nella presenza di, di prodotti. Quindi. Ma guarda, va Valentina, io. Eh, prima... che non è che siamo qui a fare pubblicità. No, no, io prima avevo anche chiesto, eh, io oggi ti ho chiesto, avevo no? fatto anche questa premessa, quindi non voglio entrare. Cioè, non, non ho bisogno, <ride> abbi pazienza, ma non ho bisogno di, di farmi pubblicità, eh, anche perché eh, io ho tolto anche, non sono neanche più imprenditore, quindi non ho bisogno di farmi pubblicità. Sì. Però eh, questi studi io li, li, li faccio vedere eh, anche alle scuole di alta formazione, in medicina, e, che, a scuole di università, eccetera. Anzi, il problema è questo, allora, noi non ci possiamo lamentare del fatto che le aziende farmaceutiche facciano pubblicità come vogliono no? e, eh, e, e quindi subire una certa informazione e noi che abbiamo la possibilità veramente di studi importanti che possono migliorare la qualità della vita, non citarli. Come fai a tenere nascosti una volta che sono pubblicati su riviste internazionali e, e su PAMET? Cioè se non fossero pubblicati, allora sì, sarebbe sbagliato. Ma siccome sono pubblicati, è anche sbagliato non, non dare... Cioè tu non puoi creare un problema e poi non dare una soluzione. Perché se no, dici adesso cosa faccio? Allora tu dai, cioè puoi dire, c'è questo che risolve questo problema. Poi tu fai come vuoi. È come dire, guarda, che non è che se io ti dico di comprare la pasta integrale faccio pubblicità la pasta integrale no? ora ti dico guarda qual è la migliore ti dico ma eh, eh, ti dico compra la non so eh, il no, no, non diciamo il... nomi di pasta per carità eh, eh, no ma per dire no? grani antichi sì. le... allora se io ma faccio una proposta problematica... è proprio capire e, e credo che tu l'abbia eh, fatto passare spero magari eh, aggiungiamo qualche parola se necessario o ti porgo le, le domande anche che sono state che sono sì. sorte l'importanza dell'ossigenazione delle cellule sì. che è fondamentale sì. ed effettivamente molto spesso è un aspetto che non eh, che non focalizziamo mh, ne, ne, nella nostra quotidianità ecco no, nella nostra no, vita non solo eh, guardate io ho, ho citato tre premi Nobel alla medicina allora quando tu citi tre premi Nobel alla medicina No, è un po' come eh, cioè, veramente hai una conferma ripetuta dal 1931 a oggi. Tutti i medici studiano sul testo di fisiologia medica che è il Giton fino al terzo anno di medicina, dove si dice qualunque dolore, sofferenza o malattia cronica è causato da una carenza di ossigeno a livello cellulare. Cos'è la carenza di ossigeno? È il fatto che una, una cellula non ha. Un adeguato apporto di ossigeno bene c'è però un problema che c'è una disfunzione mitocondriale dalla nascita spesso e al dna mitocondriale quindi viene trasmessa la linea materna dalla linea materna il reale rischio congenito dipendente anche dalle costituzioni fabio purigana conosce molto bene questo allora io dico eh, se questo è vero e io ho Lascia stare, io ho detto questo prodotto oppure qualsiasi altro prodotto, no? L'importante è che abbia ricerche scientifiche pubblicate che dimostrino questo. Se queste ce l'ha, io sono responsabile e del fatto che se non te lo dico non va bene. Cioè io ti devo dire, guarda che oggi per fare questo potrei citare il coenzima Q10, che è importantissimo, però poi quale coenzima Q10? Cioè... Non basta citare il nome del prodotto. Questo prodotto, ah, questo contiene vitamina C, allora fa bene perché contiene vitamina C, non è detto. Questo prodotto che contiene vitamina C deve dimostrare di avere una biodisponibilità, una via di somministrazione, una capacità antiossidante, una forma farmaceutica e assimilazione e, e non solo, perché... L'integratore è simile a un farmaco, cioè il, è, integra l'alimentazione. Ma non è detto che prendo un grammo mi faccia bene e due grammi più, no? Meglio, no? Perché, per esempio, un grammo di vitamina C diventa proossidante e pochissimi lo sanno. Quindi, tutto nel nostro a livello cellulare. Ci vuole equilibrio. Il professor Eugenio Luigi Iorio l'ha spiegato tantissime volte. Attenzione, oggi non possiamo più parlare di integratori, ma di modulatori fisiologici di ossigeno on demand o nutraceutici on demand. Quindi devono avere un ruolo di modulare le reazioni redox a livello cellulare. Questo è un nutraceutico che ha dimostrato queste caratteristiche. Però, se ne avete altri, ben venga. Io uso prodotti di tantissime aziende, no, non sono uno che hanno le stesse caratteristiche come ricerca scientifica e supporto. Io, quello che io voglio comunicare e condividere è: attenzione, sui nutraceutici c'è ricerca scientifica, questa è una parte. Se trovate un prodotto che ha la stessa ricerca scientifica, almeno fate una scelta migliore per voi stessi. Prima di tutto, non deve essere dannoso. Eh, Giorgio, molti spettatori eh, sì. hanno chiesto eh, come valuti il diossido di cloro. Guarda, eh, sono, oh, non parlo mai di, di prodotti eh, al di fuori, di, io dico sempre una cosa. La natura, eh, io non capisco. Come, come devo dire, anche lì fatemi vedere gli studi scientifici pubblicati eh, che lavorano sulle cellule, sui mitocondri, sul DNA mitocondriale, sull'endotelio, su in vivo, in vitro, eccetera, eccetera, di quel prodotto, non di un prodotto che contiene biossido di cloro, di quel prodotto che utilizzate. Chiedete sempre quello. Se quel prodotto... Che si chiama biossido di cloro numero 1? Eh, eh, ha questi studi, allora ben venga. Ma se non ha questi studi, dire eh, è, è un passaparola. Non so okay. se eh. ok, eh. direi che sei stato uh, a buon internitore, <ride> eh, altra domanda: mm, cosa pensi? Uh, a vitamina C si? Sì? o vitamina C no? La vitamina C non è solo vitamina C antiossidante, ma è un regolatore anche dell'HF1 alfa 1, quindi è importante anche lì eh, la, la sua modulazione sia Redos, ma anche dell'HF1 alfa 1. È un prodotto straordinario con attività antimacrofagica, quindi è per lo scorbuto, per... Eh, le infiammazioni, le infezioni eh, per, eh, per tantissime Ra lavora come sapete in sinergia no, con la vitamina Ace, quindi l'ace Ace. Perché si dice Ace? Perché la A e la C e la E si rigenerano in maniera complementare. Anche lì, attenzione: se voi prendete un grammo, facciamo una ruota, un grammo di vitamina C. Un 2 grammi, un no, Qualche milligrammo di vitamina A e poi 2 grammi di vitamina E. Capite che non sono non si. Allora funziona così: quindi tutto deve essere in equilibrio e anche il dosaggio giusto. Non è detto che il più faccia meglio, bisogna capire, e questo va sempre deve essere dato in mano dei medici di provata esperienza e competenza eh? che conoscono. È come si utilizza il nutraceutico a certi dosaggi. E certo, bisogna essere competenti. È un po' come dire, prendo gli omega 3, attenzione, ma se ti serve gli omega 6, perché devi prendere gli omega 3? Se ti serve l'omega 9, perché devi prendere gli omega 3? E poi, quanto ne devo prendere gli omega 3? Beh, se sono ossidato, gli omega 3 aumentano l'ossidazione dello stress sedativo, sono se infiammato aumenta, quindi devo stare attento poi c'è un altro fatto ma se mi mancano anche dei minerali come faccio a saperlo? Ecco perché no, ho condiviso questo test epigenetico perché? Perché devi sapere cosa ti serve a livello cellulare per migliorare il metabolismo e l'attività dei mitocondri um, Un'altra domanda che era stata posta all'inizio della, della tua trattazione eh, quindi sì. riguardo all'inquinamento ai metalli pesanti in particolare sì. eh, Gianna chiedeva cosa assumere per espellerli se possibile espellerli forse la clorella? Clorella con... è, è eccellente in questo protocollo in quello studio che avete visto su 240 pazienti con patologie neurodegenerative Parkinson, Alzheimer, esclusi multipla è stata fatta la chelazione dei metalli pesanti. Se sei fortemente intossicato da metalli pesanti, ci vuole la chelazione con EDTA e lì ci vogliono persone esperte nel fare la chelazione EDTA in vena. Però la colorella è ottima insieme al self-food e insieme al SAME, l'essenosimetionina, che è questo epatoprotettore disintossicante epatico che, che è un donatore di gruppi metili che lavora proprio sulla rimetilazione del DNA. Si chiama SAME, eh, che è fondamentale. Ma anche la vitamina C, ma anche il silicio per contrastare l'alluminio, per esempio. Poi c'è alluminio, mercurio, cadmio. No? Come sapete, c'è il gadolino che danno come liquido di contrasto che è molto dannoso alla salute. Quindi attenzione: però metalli pesanti li rimuovi in questo modo. E qualcuno chiede anche la zeolite. Allora sulla zeolite, molti medici eh, sono a favore, altri sono contrari, non è selettiva. Quindi non mi voglio esprimere, quindi bisogna sempre chiedere a un medico e non farlo per lunghi periodi, bisogna stare attenti. Mm. Però sempre di competenza medica, non mai fate a te in questi casi. Eh, Maurizio aveva posto una domanda invece riguardo alle forme di difesa del nostro organismo, del nostro corpo, dalle radiazioni elettromagnetiche. Sì. Direi di questo: se vuoi darne un accenno, tu, però teniamo presente che più avanti, a settembre, ci sarà proprio una lezione specifica um, sulle le radiazioni elettromagnetiche e, uh, le, e come difendersi da, sì. uh, dal loro eccesso. Però, se Beh, vuoi in tutto... darne un accenno tu. Ma, eh, grazie. Innanzitutto ho fatto vedere con questo test epigenetico che noi possiamo capire se una persona è intossicata o è sensibile alle radiazioni elettromagnetiche e quali radiazioni. Se è il cellulare, se è il wifi, se è il bluetooth, è il wireless, se è la televisione, se i trallissi ad alta tensione, eh, eccetera, eccetera. Ehm, noi eh, eh, divulghiamo una tecnologia... Eh, molto particolare che è una smart card che si chiama vitalizing card che è in grado proprio di lavorare eh, sulla protezione dei danni da campi elettromagnetici ma ci sono vari dispositivi che si possono utilizzare l'importante che come vi ripeto poi alla fine ci siano dei riscontri no la coccinella da mettere sul telefonino ci sono dei delle prodotti che si mettono sul telefonino che funzionano, ma ci sono altri che sono acqua fresca, anche perché qual è il problema? Le radiazioni come danneggiano il nostro organismo, danneggiano qualsiasi altra sostanza, giusto? Soprattutto pensate all'acqua. Voi bevete l'acqua e è carica di campi elettromagnetici, magari che avete tenuto tutto il giorno in casa. Eh, quindi. Ehm, anche queste, questi dispositivi si possono saturare. Quindi se non è in un dispositivo che si disintossica naturalmente, magari c'è un prodotto interessante che si chiama Libratum, che funziona molto bene, dovete stare solo attenti che, di, di avere dei prodotti che funzionano, insomma, <ride> se no è acqua fresca, vi funziona un pochettino e poi dopo si saturano. Eh, velocemente proseguo con Silvia che aveva chiesto come verificare lo stato di, di salute dei nostri mitocondri e, e probabilmente hai già risposto parlando anche dell'esame del, del capello. Quindi sì, l'esame del testa del capello perché? Perché ogni minerale, ogni vitamina, ogni nutriente ha anche un ruolo. Per esempio il mobildeno eh, eh, no, serve proprio per attivare il mitocondrio. Quindi se vedi queste carenze ti fa capire, magari se c'è un'acidosi un tissutale, se c'è un problema proprio a livello eh, di magari c'è funghi candida, sai, capisci lì che c'è una, una fermentazione, una utilizzo, un basso utilizzo dell'ossigeno, una disfunzione mitocondriale. Poi ci sono dei test, però sono molto. Anche lì, dico sempre, fai il test e una volta che hai capito che c'è un problema mitocondriale cosa fai? Capite che devi conoscere le cause poi. Ah, ho la glicemia alta. Bene, è dovuta solo alla dieta o può essere anche congenita o può essere anche da inquinamento? O può essere, capite quanti problemi o da ansia, stress, <ride> no, come la pressione, no? A volte la pressione... <ride> C'è la sindrome del camice bianco, vai dal medico, c'è la pressione alta, torni a casa e c'è la pressione normale. Ecco perché poi ci sono gli alter pressorici. E Sonia chiedeva mh, se l'attività motoria incide sulla funzionalità mitocondriale ah, e se sì, in che forma? Cioè aerobica, anaerobica? Allora, bisogna stare attenti. Per esempio, allora, se uno è un atleta, si allena e allena la sua capacità di recupero e la sua capacità antiossidante per contrastare l'eccesso di radicali liberi che certamente produce. Quindi quello che dobbiamo consape consapevolizzare è che quando fai attività sportiva comunque produci radicali liberi. No? Quindi tu devi preoccuparti di avere una, una salute mitocondriale. Perché? Perché il ciclista della domenica... Magari per arrivare a un centimetro prima dell'amico ci lascia le penne in cima alla salita, vi faccio un esempio. Perché non conosce di avere un reale rischio congenito, una disfunzione mitocondriale, un problema no, a livello endoteliale, quel difetto di fabbrica congenito. Allora, noi dobbiamo capire che fare attività fisica moderata va bene. Camminare per certi periodi ma poi per esempio hanno visto che la restrizione calorica il mima digiuno no? aumenta per esempio già uh, uh, il, in, la salute mitocondriale e i mitocondri si fondono uh, e si dividono quindi dipende anche dall'aumento poi della tua attività fisica ma l'attività fisica va fatta in modo regolare, magari seguito eh, sempre, mai fai da te, e poi con visita medica prima dell'attività fisica, anche sotto sforzo, e poi capire le carenze nutrizionali e quello che abbiamo bisogno per supportare la nostra attività fisica. Sali minerali, vitamine, aminoacidi, consumo aminoacidi, il nostro metabolismo basale. È importante. La carenza di creatina, la carenza di carnitina, la carenza di S-metionina. Es Pochi magari ci fanno caso a queste cose, ma per esempio la creatina non serve solo per diventare forti al muscolare, ma anche per il recupero delle capacità cognitive. E, Giorgio, oltre che per, eh, per l'essere forti ma l'apporto di ossigeno, chiede Elisa aiuta anche nella perdita di peso? Beh, aumenta il metabolismo però come dico sempre se, se mangi tanto poi prodotti che ti aiutano ce ne sono ben pochi no? poi qui nella dieta si vuole un nutrizionista un medico esperto però insomma in questa esperi lunga esperienza no, c'è la medicina in segnale, per esempio, che ti parla dell'attivazione metabolica asse in eh, ipofisi, ipotalamo tiroide e questo lo puoi fare se eh, fai un'attivazione leptimica del metabolismo, no, la leptina, e questa leptina la attivi se mangi al mattino. Quindi un pasto abbondante, sano al mattino. Allora, questo è uno dei segreti della dieta di segnale di, 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 di Luca Speciani. Eh, oppure ci sono, dipende, poi c'è le diete, però per esempio, sempre lì. Ma se io faccio una dieta e non so che sono sensibile al glutine, non celiaco, eh, sensibile al glutine, uh -huh. continua a mangiare dei cibi magari che mi, non digerisco mi creano un intestino permeabile. Ed è un problema. Ecco perché questo test epigenetico è fondamentale. Parto da lì, faccio il test, cerco di capire e poi, a seconda di quello che hai bisogno, che faccio nella vita, farò una dieta appropriata. Tenendo presente questi cardini principali della dieta secondo natura: no cibi spazzatura, no bibite casate, no dolci e sale. Stateci a, alla larga. Io ho perso 10 kg solamente. Eh, dicendo che sono allergico al sale. Eh, ho detto, sa, allergico a tutto ciò che contiene sale, non lo mangio. E eh, ma vi dico 10 kg in tre settimane. Dici, ma com'è possibile? Eppure vi, vi assicuro che mangio. 3 eh. ta, tagli ho perso. Mm. Sì, poi credo che siano situazioni in cui sia bene affrontare la questione da più punti di vista no? Eh certo eh, quindi... nutrizionali e poi se è, una, se è un è problema vita cardiovascolare vita. è un problema quindi ecco perché ci vuole un medico e un nutrizionista però devono essere competenti perché se trovi il medico eh, della vigile attesa siamo rovinati ecco. ehm, altre domande che sono fioccate numerose hai suscitato molto molto interesse con questa lezione. Eh, Milena in particolare ehm, commenta il fatto tra ehm, paragona idraceutica e nutriceutica, eh, sì. dicendo forse idraceutica è più semplice, sia più facile e alla portata di tutti. Nutraceutica e idraceutica. idraceutica. Mm. Ma allora, eh, diciamo che ci sono, anche lì dipende sempre dalla, dalla biodisponibilità, assimilazione, via di somministrazione, anche perché, eh, certo, non si nasce tutti uguali, prima di tutto, ma dipende un po' come è il tuo metabolismo, e poi sapere che, che la medicina nasce dalla fitoterapia, per esempio, no quindi dalle piante, da, 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 da quello che poi le piante, i benefici delle piante apportano alle nostre, alla nostra salute. Quindi anche lì poi ci sono i macerati, eh, gire, gire, i macerati ci sono i gemmo derivati, ci sono eh, le formulazioni, una cosa che dovete sempre pensare è che dobbiamo avere dei colloidi altamente biodisponibili, assimilabili, la via di somministrazione, poi ben venga qualsiasi forma che però sia dimostrata, certificata e che non crei problemi agli organi e Perché vedete, poi noi dobbiamo sempre buttare fuori queste sostanze da cosa? dalla pelle, dai reni, dal, dal nostro no, sistema gastrointestinale. Sovraccarichi i reni è un problema. Quindi attenzione anche al fatto che prima di tutto, non nuocere, Ippocrate. No? <ride> che il cibo sulla tua medicina, la medicina è il tuo cibo. Mm. Un'osservazione era stata posta anche riguardo all'alimentazione, cioè perché um, no, non riusciamo solo ed esclusivamente con l'alimentazione ad avere un apporto ehm, completo ed equilibrato di tutti i nutrienti e di ossigeno pure visto che stiamo appunto parlando di ossigeno beh pensate che da ormai 24 anni mi occupo di questo dibattito e insieme ai medici poi se voi fate alcune ricerche al di là di quello che si dice il problema è che quando tu raccogli un arancio in, eh, in Sicilia e poi lo metti nei frigoriferi e poi lo in ceri, oppure vai al supermercato e tu pensi di comprare della dura, ma compri della roba quinta, quasi. Cioè pensate che ci sono delle sostanze, eh, cioè delle verdure che perdono subito il 30-40%. Di nutriente, poi la metti in frigo ne perdono ancora il 20%, poi la cuoci. Quindi, e in più il cibo di una volta non, di adesso non contiene più quelle sostanze che c'erano una volta. Pensate a una mela, ma chi è che ha la fortuna di mangiare una mela sana oggi? Chi? Ma chi? Se va al supermercato o in un negozio, chi a parte quello che c'è nell'orto che magari non gli dà nulla, ma capite che è raro. Cioè, a Milano, no? una gallina ruspante, un pollo ruspante, un coniglio, eh, o un, uo un uovo fresco, chi, chi è che ha questa fortuna? Capite com'è com la situazione? È l'acqua che beviamo? Quindi noi abbiamo in maniera fondamentale, come dice e ci insegna la medicina funzionale, ci insegna che oggi non mangiamo più i cibi che contengono... I nutrienti di una volta e noi non siamo più in grado di utilizzare in maniera ottimale quei nutrienti perché c'è mitocondrio, siamo intossicati, c'è un inquinamento. Quindi ne abbiamo, abbiamo una visione una maggiore richiesta. Basta pensare in convalescenza, no? Abbiamo visto in questi in periodi cosa davamo, delle vitamine in più per aiutare le persone a riprendersi, delle fitoterapia in grado di fare un'azione antifiammatoria, antivirale, quindi cioè, dipende dall'esigenza di ognuno di cosa fa anche nella vita. Mm. Guarda, io da, da naturalista posso sicuramente testimoniare il fatto che quello che eh, mangiamo, anche se eh, coltivato in modo biologico, biodinamico, ma sicuramente è influenzato dalla terra dalla qualità del terreno dove coltiviamo che nei decenni eh, in particolare negli ultimi decenni insomma si è notevolmente impoverito, quindi bisogna ripartire anche proprio dalla e dalla una terra. notizia, la notizia che il Senato della Repubblica è un documento che ho, quindi ve lo posso mandare, già nel 1936 il Senato della Repubblica americano diceva che il suolo non conteneva più i minerali di una volta. Capite a che quanto siamo? Siamo nel 2000. Eh, 23. Eh, ti porgo le ultime domande. Una da parte, ancora da parte di Sonia, che sì. chiede se eh, il prodotto in self food agisce sulla modulazione dei neurotrasmettitori come serotonina, dopamina e neuroadrenalina? Allora, Sicuramente, sicuramente sì, perché aumenta la conducibilità elettrica del nostro sistema nervoso, però, in quel caso sarebbe giusto associarlo all'esserosimetionina al same gocce, c'è cioè un prodotto che è sublinguale. Non serve che vi fate le punture del samir, il same gocce ha la stessa efficacia del samir, è sublinguale e quindi. È un serotoninergico, quindi è ottimale, migliora la permeabilità delle sinapsi, la permeabilità delle membrane cellulari, è un antidepressivo, disintossicante epatico, donatore di gruppi metili e quindi serve per rimetilare anche il DNA e lavora in sinergia con B12, B6, biotina, acido folico per la rimetilazione del DNA e quindi il tenere sotto controllo l'omosisteina. Stanno continuando a fioccare domande. Allora, eh, tengo per ultima una domanda che condivido anch'io, ma ti pongo in questo momento la domanda da parte di Raffaella: sì. ehm, che chiede: um, Aspetta, scusate un attimo, mi sono eh, persa. Ah, vabbè, eh, Raffaella chiede. Eh, dove si può praticare questo, questo test che hai, che hai citato, il test del capello, sì. e se vuoi ripeterlo. Tutto. Test, ci sono oltre 330 centri in Italia, ormai 300 centri sicuri, poi operativi fanno un buon lavoro, almeno 200-250, e quindi sono tutte in Italia, e tutta, dipende che regione è, basta se vogliono... Eh, puoi dare la mia email a chi la richiede e gli fanno. Se vuoi, gli fa... se vuoi comunicarla comunicarla tu adesso eh, Empoli, Palermo, Imola epinutrachel eh, chiocciola gmail è così guarda epinutrachel con due L che magari e... la scriviamo in sovraimpressione, in sovraimpressione adesso se è possibile eh sì Ah, ecco, sì, grazie. Adesso Federica gentilmente ce la fa comparire in, in sottoimpressione. In, sotto sì, in tutte le regioni, quindi quasi tutte le regioni sono coperte. E direi, mi tengo appunto per, per ultima... Mh. Ah, no, scusami, dai, l l la penultima domanda da parte di Patrizia sono veramente, sì. veramente tante. Eh, Patrizia chiede, mh, aumentano eh, le distroidie, eh, Nutra ce l'aiuta a risolvere o perlomeno a contenere il danno per quanto riguarda quindi i problemi atti alla tiroide? Allora, eh, io rispondo da un punto di vista tecnico, eh, perché poi da un punto di vista medico si vuole il medico. Eh, Sicuramente abbiamo tantissima clinica a riguardo dove si è dimostrato benefici veramente notevoli. Pensate che la tiroide eh, regola l'ossigeno nel no? nostro metabolismo. Quindi è chiaro che se voi date più ossigeno a livello cellulare, mitocondriale, tissutale, endoteliale, migliorate anche proprio il fatto che risponda meglio. La tiroide, ma anche rispondono meglio i farmaci. Quindi è tutta una questione anche lì di migliorare la biodisponibilità, l'assimilazione anche di quello che voi mangiate, del metabolismo. Sicuramente sì, lavoriamo sulle cellule e quindi, lavorando sulle cellule, miglioriamo la salute delle persone. E anche in questo caso, vi dico assolutamente sì. Ci sono, poi, se qualcuno vuole il dosaggio per quelle cose, pensate che. È stato fatto, sono stati fatti ormai i protocolli. Noi abbiamo un protocollo che utilizzato con il sincro level del professor Biava, che è il, eh, conosce molto bene Burigana no? Fabio, che lo, lo consiglia sempre. Abbiamo creato proprio questo protocollo per supportare i pazienti oncologici. Il cell phone lì lo utilizzano a 20 gocce tre volte al giorno e il sincro level 6, 8 spray tre volte al giorno. E nella filomialgia gli studi hanno dimostrato 15 gocce tre volte al giorno. Quindi dipende normalmente 8 per 3. Grazie, Giorgio. E adesso sì, arriviamo all'ultima all domanda che mh, viene posta da Alexandra, ma che condivido perché sono interessata anch'io. Ed è da, anzi, potrei anche portare la mia testimonianza, è da anni. Che pratico la meditazione alexandra in particolare chiede lo yoga e imparare a respirare uh, quindi in maniera costante giornalmente applicandosi uh, e quindi con una respirazione effettivamente consapevole e uh, respirazione profonda uh, chiede mh, a, aiuta mh, a, al pari o comunque mh, Può sopperire anche questo all'ossigenazione all del nostro corpo delle nostre cellule? Allora il respiro è la nostra vita, quindi respirare in maniera consapevole allargando proprio. Io sono un appassionato di crescita e sviluppo personale. Da, da '96 faccio corsi di crescita e sviluppo personale. E pensate che uno dei miei primi corsi l'ho fatto a Rubano a Padova. È, e una parte del corso è proprio sulla respirazione quella proprio su no sulla eh, iperventilazione e la respirazione nei chakra quindi questa no nella consapevolezza e nei blocchi nei vari chakra quindi la respirazione sbrocca e aiuta a livello emozionale eh, però è un, un po' come vi dico può aiutare può migliorare le performance può migliorare la tua concentrazione eh, la tua salute, cos'è che però dobbiamo capire. Le terapie a base di ossigeno, per esempio la camera iperbarica, ti dà 100% ossigeno, no? Se hai un'embolia devi andare lì. Ma anche se hai un piede diabetico, no? Vai in camera iperbarica, per, se non guarisce la ferita. Però vedete... In camera verbarica un diabetico va lì e ha anche una compromissione cardiovascolare, siete d'accordo, no? Cardio... Eh, giusto. Spesso se hanno dei peggioramenti la gamba guarisce, no? la ferita guarisce. Però il peggioramento è cardiovascolare. Perché? Perché lui non gli abbiamo messo a posto i mitocondri, gli abbiamo dato solo più ossigeno. E se lui non utilizza bene quell'ossigeno che tu eh, iperventili? Ma se tu hai un difetto di fabbrica, non lo sai che è questa disfunzione mitocondriale linea materna no, dalla nascita, questo mitocondrio che tu fai lavorare, lo, fa, lo metti in iperlavorazione, lui ha un difetto che non utilizza questo ossigeno. E quindi c'è un problema: che quell'ossigeno che poi non utilizza ti infiamma. E pochi conoscono questo aspetto. Quindi salvaguardate, ripristinate la funzionalità mitocondriale. Il grande professor Stagnaro aveva creato una terapia mitocondriale ristrutturante e se volete ve la dono. Lui diceva prendete una bottiglia d'acqua, mettete un cucchiaio di bicarbonato, la chiudete, la agitate e la mettete sul comodino. Poi prendete due bicchieri, lui è pubblicato eh, sui suoi siti eh, Semeotica, Biofisica Quantistica e il, il eh, Fabio Burigana molto spesso eh, lo consiglia questo. Eh, prendete due bicchieri, li mettete vicino alla bottiglia e vicino alla bottiglia eh, alla sera prima di andare a dormire, riempiti di acqua, poi li, li tappate con un tovagliolino. Alla mattina lui diceva mettete una puntina di bicarbonato, una puntina, 8-10 gocce, gocce di limone e le gocce di self-food, che lui considerava uno dei più potenti stangio protettori al mondo, a quanto siete arrivati? Se partite, si parte da 1x3 e poi si arriva a 8x3, quindi piano piano. Eh, nelle terapie più importanti dove c'è un problema, lui diceva mettete anche un cucchiaino di noni non vendo noni, eh, te lo dico i noni non lo vendo, è una pianta no, perché eh, capite, ah, scherzo, non, scherzo. No, ecco, no, ci tengo perché quando mi dicono ah, fai pubblicità, io, io condivido lavori scientifici poi, eccomi quindi eh, un cucchiaino di, di noni si mescola 20-30 secondi e si beve. Se c'è un problema, bere tre volte al giorno. Se no, bere al mattino per la prevenzione. Poi, magari, il self-food eh, a pranzo e a cena. Eh, prima di pranzo e prima di cena. Quindi. quindi scusami, Giorgio, eh, ricapitolo un attimo perché probabilmente ho, quindi, ho capito male io. Bottiglia, bottiglia d'acqua: aggiungo mh, detto, un cucchiaino. Di, un cucchiaio di bicarbonato. Un cucchiaio di bicarbonato. Quell quella bottiglia chiudo, la chiudo, la agito e la lascio lì, non la tocco. Più. E la lascio lì tutta la notte, questo lo faccio la sera prima di andare a dormire. Sì, e la bottiglia, la bottiglia non la apro più, la lascio lì sempre per due mesi, poi la rifaccio ogni due mesi. Poi eh. prendo dell'altra acqua da un'altra bottiglia e riempio due bicchieri e li metto eh. vicini alla bottiglia. Sì. Riempiti di acqua. La tappo un tovagliolino perché sennò ci va la polvere, no? Alla sera, alla mattina ci metto una puntina di bicarbonato, ok. 8-10 gocce di limone, buono, eh. Sì. E le goccine di self-food fino al mm -hmm. dosaggio che sono, e se voglio potenziarlo, un cucchiaino no. di bicarbonato di Noni, scusa, di Noni, mm -hmm. che è okay. una morinda, però succo di Noni. Succo sì, di noni sì, sì. che poi agitate bene e tenete in frigorifero. Ok. Grazie. Così credo che tutti si siano segnati questa ricetta. È, è, <ride> è un dono che è un'eredità che ci ha lasciato il grande professor, professor Sergio Stagnare padre della nostra medicina, scopritore dei reali rischi congeniti. Dei reali rischi congeniti, e quindi anche delle costituzioni, dalla nascita. E ha creato la società di eh, microangeologia, ha creato la società di società italiana di semiotica, biofisica e quantistica e noi lo onoreremo e faremo un tributo proprio il 10 settembre a Bologna. Siete tutti invitati. Valentina, grazie, grazie. di cuore. Grazie. Per grazie di aver te, contribuito Giorgio. a divulgare il benessere. benessere. E direi che eh, ci salutiamo dicendo che dobbiamo sempre tenere presente che il nostro benessere dipende da molti fattori, dobbiamo sempre scoprire quello che è meglio per ciascuno di noi perché ognuno di noi è diverso, eh, diverso dall'altro e, e soprattutto basarci su una conoscenza di se stessi praticata anche con esami, esami diagnostici, quelli giusti, eh, quelli opportuni e quindi capire prima di tutto qual è il problema, qual è la causa. Giorgio, io ti ringrazio tantissimo, ti trasmetto anche grazie i complimenti che sono stati che, che stanno fioccando eh, nella, grazie, nella grazie. chat che potrai vedere e condividere anche tu. E ti ringrazio ancora per il tempo che ci hai dedicato stasera. Grazie, 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 grazie a tutti. Di cuore e buona vita a tutti. Abbiate cura di voi e delle vostre famiglie. Grazie Valentina. Grazie per questo. Grazie, invito. grazie a tutti, e alla prossima. Buona serata.